metto qui, è diverso. Vediamo che bella mente, e fate con questo, vedremo. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Ben trovati, oggi ci avventuriamo in un campo che ci è molto caro. Il C non è plurale maiestatis, è un po' caro a tutti quelli che vivono la nostra terra, la nostra regione, che è fatta davvero di 1,5 milioni di abitanti, ma questo 1,5 milioni di abitanti sono tanti che seguono l'arte, che seguono la cultura, che seguono la musica, che seguono la poesia, che seguono la pittura. È veramente una bella regione sotto questa ottica, sotto questo punto di vista. Una punta di diamante del nostro panorama pittorico, ma anche di incisione, è Carlo Iacomucci, un personaggio che ti ringrazio di esserci venuto a trovare. L'ho inseguito, ci siamo inseguiti, non ci siamo mai visti, ci siamo conosciuti. Adesso vorrei che lo conosceste anche voi, perché è un personaggio importantissimo nel nostro panorama culturale. Lui è nato ad Urbino, oggi attualmente a Macerata, insegna e dice la sua biografia che si è formato nella tradizione della scuola Urbinate. Benissimo, questa è la prima domanda. Qual è la tradizione della scuola Urbinate? A cosa porta e dove vede le sue radici? Ma cominciamo con la prima. Questa scuola porta lontano, perché indubbiamente nei periodi 60, dove io ho frequentato questa scuola, indubbiamente, cioè come impatto sembrerebbe che ci sia molta disciplina, o c'era molta disciplina, ma non era così, insomma. Certamente i nostri professori erano dei maestri con la M maiuscola, erano dei anche se poi al grande pubblico a volte non erano conosciuti, però per quello che riguardava l'insegnamento, per quello che riguardava, diciamo, aprire una strada per noi, per capire determinate cose, o nei vari laboratori, o forse a volte eravamo un po' birichini nella cultura, ecco, forse si lavorava di più in un laboratorio, in una materia professionale, a volte eravamo un po' scadentini, diciamo, un po' nelle materie culturali. Forse perché veramente eravamo attratti da questi grandi maestri cosiddetti del mestiere, maestri che a volte alcuni forse non dipingevano nemmeno, però avevano talmente in mano la professionalità, l'alta professionalità, e a volte sembravano anche dei, forse potrebbero, tra virgolette, anche dei burberi, però non era così. Era proprio una medicina giusta che noi assorbivamo, che poi ci ha servito un domani, perché quanti ragazzi, quanti allievi di questa scuola, fino agli anni 70 circa, non c'era giorno che arrivavano telefonate in questa scuola, per tutte le scuole, diciamo, di indirizzo artistico in Italia, chiamavano e volevano qualche ragazzo abbastanza esperto in varie sezioni. Io mi ricordo che incominciai a insegnare all'Accademia di Lecce nel 1973. Ero giovanissimo. E questo per me è stato un grande orgoglio, perché da giovanissimo avere una cattedra di anatomia disegnata all'Accademia di Belle Arti di Lecce non è da poco. Praticamente è la mia scuola che mi segnalò, mi chiamò per telefono, chiamò mio fratello, perché la mia famiglia ha sempre vissuto in campagna. Io vengo da una famiglia contadina, e direi anche molto umile, e tra virgolette anche un po' povera. Non avevamo telefoni
negli anni 60, oppure quando arrivò questa telefonata, ai primi anni del 1971. E mi ricordo che mi dissero: prepara la cartella, perché allora si usava il cosiddetto curriculum artistico. Se uno aveva fatto delle mostre, metteva dentro anche questi riconoscimenti, altrimenti metteva dentro quello che aveva fatto in questi anni. Io ho fatto 6 anni di istituto d'arte e scuola del libro, praticamente si faceva questa cartella ben ordinata, sistemata bene, perché appunto ci insegnavano come anche impaginare con una mascherina, ripulire il lavoro, perché allora si facevano lavori piccoli, anche perché non c'erano basi economiche per poter anche comprare anche fogli di un certo livello, insomma, erano tutti fogli abbastanza piccoli. Mi ricordo che era una cartella molto alta di spessore, tanti disegni, forse 80, 70, anche di più. E mi ricordo la portai su in direzione, la guardarono, dopo qualche giorno sono andato a riprendere questa cartella, praticamente se prima era alta 30 centimetri, poi era rimasta 10 centimetri, praticamente però avevano preso veramente della qualità. La mandarono al ministero e così a Lecce, c'era quei due posti di anatomia disegnata, due posti, e così io arrivai ex aequo con un altro, oltre 200 domande. Direi che per me è stata una grande soddisfazione, Ripeto, una carriera, come si dice, eri fulminante, fulminante. anche se dentro il mio animo c'era questo timore, perché è giovane, ognuno sa, insomma, che a volte, cioè, almeno io, pensavo di non saper far nulla. E questa è stata forse la molla che mi ha fatto scattare, mi ha dato forza, perché poi quando invece ho giocato, cosiddetto, nel campo, che ero in classe con questi ragazzi, che a volte erano anche più grandi di me, queste alunne o alunni anche più grandi di me, indubbiamente lì è venuto fuori questo coraggio e questa professionalità. Professionalità che io ho assorbito con questi ma maestri che, ripeto, prima potevano essere così anche un pochino esigenti, oppure ti mettevano tanta suggestione, mi ricordo, ma era una suggestione. Allora non si capiva, ma poi io l'ho capito negli anni che era una suggestione positiva e che mi ha dato, diciamo, questa lunga carriera. Ti voglio fare anche una domanda personale proprio su quel periodo che tu stavi dicendo. Abbiamo parlato appunto dell'influenza della scuola Urbinate. Mi parlavi di anni in cui il mondo stava cambiando. C'era il 68, si presentava Andy Warhol, c'era la pop art americana e compagnia bella. Quanto ha influenzato su di voi questo mondo in cambiamento dagli anni 68, 69, 70 oppure assolutamente? Ma io non nego e non voglio dire cose non vere. Indubbiamente noi eravamo al corrente di questa evoluzione, di tutti questi movimenti, dal metafisico al surrealismo, la pop art che prendeva piede, Warhol dagli Stati Uniti. Insomma, sì, indubbiamente Fontana, Spazialismo di Questo, Fontana. ecco, questa spazialità, queste forme bruciate di Burri, insomma, noi sapevamo, ma anche un pochino più indietro, pensando agli impressionisti, quello che hanno passato, perché gli impressionisti, anche loro, hanno passato quasi tutti, non tutti, ma quasi, e hanno passato dei brutti periodi perché ancora l'arte non era esplosa. Sì, noi li conoscevamo anche a livello di storia dell'arte e di studi. Però a un certo punto noi avevamo nella testa altri personaggi, alcuni anche viventi, perché lì si parlava dell'incisione, si parlava, insomma, io ho avuto anche per pochi giorni Gulino, un grande incisore, si parlava di Bertolini, insomma, Supramontana, fra l'altro, si quindi. parlava di Bertolini, insomma, a un certo punto eravamo in un ambiente dove, che, insomma, sì, ma non perché volevano denigrare quei personaggi, perché quelli erano già dei dì, insomma, erano già dei grandi, no, come Capograssi che faceva questi forchettoni. Però
Però, insomma, noi eravamo anche molto giovani, però anche i nostri maestri credevano anche in certe cose. Sì, certamente, la base era quella di questi grandi maestri. Ti spiegavano perché la spazialità è venuta fuori in questo modo e poi il promotore è stato Lucio Fontano. Però anche noi, ma questo in tutte, anche oggi nelle scuole, indubbiamente i primi anni, quando uno è giovane, è un conto far vedere. Non lo so, un metafisico di De Chirico è un conto far vedere un buco di Lucio Fontana o un taglio. Essendo così giovane, è chiaro che noi stavamo più dietro, non so, per esempio a un Durer, oppure a un Piranesi, oppure, non so, più recentemente a un Giorgio Morandi. Beh, indubbiamente, ecco, questa era un po', era un po' diciamo, la guida, insomma, si parlava di questi personaggi, poi si parlava anche dei personaggi che erano urbinati, no? Per esempio il vecchio, mi ricordo Castellani, mi ricordo Carnevali, il professor Carnevali, che è stato anche direttore dell'istituto. Una persona equilibratissima, una persona serissima, faceva dei disegni piccoli, ma con una preziosità, certamente erano figurativi, erano colline marchigiani, ma onestamente noi giovani, almeno io, ero più attratto da queste immagini trasmesse in questi spazi che più di cioè un po' meno onestamente di un buco di Fontana o di un taglio di Fontana. Eravamo giovani, non riuscivamo ad avere una maturità adeguata per È vero, poter. perché il taglio di Fontana, o il buco di Fontana, è arrivato al termine di una maturazione non indifferente. Fontana aveva fatto altre cose, questo sono gli ultimi, cioè la ricerca della spazialità è stata la fine del discorso di Fontana, credo. Sì, però E voi non potevate basarvi solo su questo, voi avevate la vostra. Anche a livello di storia dell'arte, è chiaro, non è che si poteva, lì si parlava, si cercava di dare un'infarinatura generale e non si Certo. poteva pensare, gli autori, insomma, il ciclo degli studi di storia dell'arte sono lunghissimi, dalla preistoria fino ai Certo. tempi nostri, voglio dire, non è che ci si può fermare troppo e fare una monografia, un excursus su tutto un personaggio, praticamente il Fontana si è conosciuto di più, perché io ho visto anche una porta, un bozzetto che poi non passò per il Duomo di Milano, per esempio, un bozzetto accennato con basso rilievo, però non passò perché era già troppo astratto e si vedevano le figurine. Perché fece un cotto praticamente molto semplice, un bozzetto, ecco. Però non passò perché appunto erano queste figure non troppo leggibili. Ecco, questa, ecco. Allora però come il Fontana è conosciuto più per i suoi buchi e per i suoi tagli È e vero, poi gli venne fuori il movimento della spazialità. è vero. Chi è per te un punto di riferimento nell'incisione e un punto di riferimento nella pittura? Un vero punto di riferimento. Ma guardi, io il punto di riferimento sono stati sicuramente alcuni maestri di Urbino che io ho avuto con loro. Certo, il primo impatto è stato con Walter Piacesi, primo impatto, perché è stato lui il primo insegnante in qualche modo in questo corso estivo dove io ho avuto la possibilità di avere questo grande maestro. Praticamente iniziamo i primi passi con lui. Però qui vorrei fare un passo indietro prima di arrivare a qualche nome. Io negli anni 69-70 dovevo andare a fare il militare negli ufficiali. Poi per possibilità non c'era posto, praticamente d'ufficio mi hanno inserito nei sottufficiali, nel genio pioniero, perché come maestro d'arte era l'arma più adatta a quello che io avevo studiato e avevo imparato. E io sono riuscito a rimanere a Roma, veramente per me era importante rimanere a Roma. È vero che c'erano parecchi amici miei di Urbino che frequentavano, lavoravano qui in queste stamperie, allora ce n'erano tante, parecchie stamperie d'arte importantissime che si lavoravano con grandi artisti, grandi maestri. E
Io ho cercato di tutto per rimanere a Roma, anche se alcuni miei superiori me l'avevano sconsigliato, perché facevo altre esperienze, ma io ho chiesto il perché volevo rimanere a Roma. Lì praticamente, invece di andare in libera uscita con altri commilitoni, io dopo le 7, 7:30, o anche prima, alla domenica addirittura dal mattino, beh, io andavo in queste stamperie dove c'erano questi amici, e lì praticamente ho assorbito, ho visto tanti trucchi, tante cose, stamperie importantissime, e lì è scattata la molla, perché io in realtà l'incisione, l'acquaforte, diciamo la tecnica calcografica, e diciamolo, ho incominciato ad assaporarla, ad avvicinarmi, dopo che mi sono diplomato, ho fatto il militare, e lì durante il militare ho cercato di io conoscevo questa tecnica, conoscevo tante cose, però indubbiamente lì ho approfondito molto, e qualche volta mi permettevo anche di sporcarmi le mani, di lavorare anche con questi amici. E qui è scattato un po' la molla, per cui lì ho visto fare litografie, xilografie, acqueforti tantissimi, su zinc e su rame, con personaggi di un certo livello. E questo per me è stata la molla, dove in qualche modo io mi sono appassionato a queste preziose tecniche, proprio del bianco e nero. Cioè, perché poi sono anche difficilissime come tecniche. Diciamo di sì, perché se si rimane, diciamo, puri, come il sottoscritto, che in qualche modo fa l'acquaforte dal 1971 e non so, da ieri, non mi ritengo un improvvisatore, perché in queste, certo, in queste tecniche non si può improvvisare. Praticamente a me piace portare avanti questa tradizione Urbinate, e faccio anche delle conferenze sulle tre tecniche dell'incisione. Faccio un cappello sulle tre tecniche e poi mi butto come esperto sulla tecnica dell'acquaforte, che poi l'acquaforte è una tecnica della calcografia, dell'incisione calcografica. E praticamente da lì ho appreso, e poi tornando dopo 2 anni di servizio militare da Roma, praticamente mi sono iscritto a un corso estivo, ho approfondito, ho comprato un torchio, da lì sono partito, eccetera. Sì, dopo lì, ecco, ritornando alla tua seconda domanda, praticamente più che mi sono rifatto, sono state delle guide, degli input, perché dico la verità, ognuno di noi poi deve avere una sua personalità. Certo, per forza. Una sua persona, un suo timbro. E questo, grazie a Dio, me lo sono sempre riconosciuto. Però in questo caso mi ricordo, insomma, che ho assorbito molto da quello che faceva il maestro Piacesi, Walter Piacesi. Poi ho avuto la possibilità di avere il professor Bruscaglia, perché io poi dopo ho fatto 2 anni di accademia, solo 2 anni, la sessione di pittura, perché poi dopo mi hanno chiamato a insegnare, praticamente ho interrotto la frequenza. E lì ho chiesto proprio, lì mi ricordo che c'era il professor Bruscaglia, un altro maestro, questi erano maestri anche all'Istituto d'Arte, perché sia Piacesi sia il professor Bruscaglia erano anche professori all'Istituto d'Arte, alla Scuola del Libro. E il professor Piacesi l'ho avuto qualche volta come insegnante e mi faceva disegno geometrico. Invece il professor Bruscaglia no, perché lui insegnava calcografia. E lì ho avuto anche, ecco, la possibilità di avere questi... Se tu vuoi rappresentare l'anima, il moto dell'anima, no? Lo fai meglio per mezzo della pittura o con l'incisione? O con l'incisione è molto difficile? Ma io... Domanda da profano. Io in realtà, quando uno mi chiede cosa devo scrivere, oppure da sempre, anche nella mia biografia in alto, scrivo sempre... Di solito si fa sempre pittore e incisore, cioè l'incisione viene messa, cioè è come dei gradini. Quasi no? In subordine, no? Ecco. In secondo piano. Guarda caso, guarda tutti. Io invece no, io faccio il contrario, perché io nasco come incisore. È vero che nella scuola abbiamo disegnato tanto, ma abbiamo disegnato. Disegnato vuol dire con matite, sì, certo. Specialmente negli anni 60. Poi non c'erano nemmeno possibilità economiche per poter comprare i colori. Massimo... Ho comprato una sanguigna un po' dura e mi ricordo che la spezzettavo e poi la mettevo nella portamine per dare del colorino a volte a qualche faccia. Sì. Sì, è così. Oppure ci si permetteva, la scuola passava
delle goccine di china col pennino, a volte si cimentava, ma poco. Quello è stato un po' così, diciamo quasi tutti i 6 anni, quasi sempre. Ho un po' di matite colorate, per cui l'olio, l'acrilico, a parte che l'acrilico allora non se ne parlava nemmeno, si parlava di E tempera, certo. chiaro. L'acrilico Venuto è venuto molto dopo. tardi, è venuto molto tardi, diciamo, no? Anche poi l'acrilico, diciamo, in qualche modo è nato tra la Germania, più di tutto come si dice, negli Stati Uniti, con la pop art, Certo, no, quello che dicevamo prima. sì, Warhol, diciamo, ha lavorato tutto con gli acrilici. Anzi, oggi per esempio l'olio sta scomparendo in un certo senso, perché anche poi vediamo anche nei colorifici artistici. Oggi, una volta c'erano i cosiddetti smalti che dovevano essere diluiti, Certo. oggi ci sono smalti o antiruggine o grandi prodotti per l'esterno, per qualsiasi cosa, ad acqua. Praticamente oggi degli acrilici che poi vengono diluiti con acqua sono dei grandissimi prodotti, in particolar modo americani, anche italiani, però ecco, diluiti con acqua e sono resistentissimi nel tempo e sono dei grandi prodotti e direi che fanno anche meno male alla salute. Domanda cattiva, però buona. Tu esprimi il meglio di te stesso come incisore o come pittore? Come incisore. Io ricordo che Luigi Bartolini, di cui hai fatto cenno tu recentemente, è ricordatissimo perché è stato un po' un caposaldo del Novecento marchigiano, non soltanto marchigiano. E ricordo che si sono cercati, poi si sono trovati anche dei quadri ad olio veramente belli che sono stati super quotati perché ce n'erano pochissimi, perché era più conosciuto come incisore, come grafico e compagnia bella, piuttosto che come pittore. Per cui certe valutazioni, erano paesaggi, ne ho visti 3 o 4 suoi, erano veramente belli. Questo per dirti come qualcuno pensa che Carlo Iacomucci possa essere soltanto incisore, ma è anche pittore, oppure tutte e due le cose, oppure una soltanto. Paesaggi, Scusami, dimmi. qui volevo dire una cosa siccome abbiamo parlato di Bartolini, di Copramontana, qui vorrei Prego. sottolineare una cosa che io la ritengo importante. Fino a qualche anno fa fecero il premio di grafica Bartolini a Copramontana e tra questi ho avuto l'onore di avere il premio Bartolini a Copramontana come tra i maggiori incisori marchigiani. Questo per me è stato. Certo. Si chiamava premio di qualità come incisore marchigiano e questo per me è stato un grande onore, grandissimo onore. Perché avevi, fra l'altro, eri sulla scia di quello che era Bartolini, ha rappresentato Bartolini nella nostra regione. Scorci, natura, o città, cosa preferisci quando fai le incisioni? Paesaggi, intendevo. Io qui non ho difficoltà a rispondere perché io ho vissuto sempre in campagna, a un paio di chilometri da Urbino, diciamo nella collina Urbinate. Praticamente ho assorbito, cioè io vedevo il paesaggio, vedevo la natura, anche perché stando in campagna non è che uno ha grandi possibilità di comunicazione, perché si sa che le case. Ci sono a volte case vicine che una volta si usava a chiamarsi a squarciagola il vicino di casa. Dove abitavo io non era possibile perché le case erano abbastanza lontane, 600-700 metri, anche di più. Vero. Oppure lei sa che le nostre colline sono ondeggianti, può darsi che sta anche vicino quell'altra casa, ma sta oltre questa onda collinare, per cui non sentono. Per cui praticamente io dico la verità, ho un pochino sentito questa solitudine vivendo in campagna. Quella era la mia vita. Certamente ho assorbito, cioè io vedevo la campagna, vedevo il paesaggio dal di dentro, vivevo dal di dentro della campagna e non quello che sta in città che la vive dal di fuori. Praticamente quello assorbisce di meno. Io ho assorbito moltissimo, ho assorbito, cioè quando uno è giovane non pensa di aver assorbito, però è chiaro che il cervello è come il Poi te lo computer. ritrovi dopo perché assorbe come una Esatto, spugna. il cervello è una scheda del computer, praticamente incamera tante notizie e tante cose. Tutti i miei segni, tutte le mie cose, praticamente
Io ho sempre un paesaggio, che poi oggi è diventato un paesaggio impossibile. Lavoro molto sulla poetica del segno e quasi sempre divido questi due spazi, da sopra a sotto, che rappresentano a volte queste due spazialità tra terra e il cielo. Però inserisco a volte in questa poetica del segno, inserisco anche un personaggio che una volta era un semplice spaventapasseri. Poi sono diventati dei nobili, poi sono diventati scenografici, adesso sono messi dei manichini nell'atelier come ci fosse una sartoria, proprio degli atelier. E questo perché? Perché anche il semplice manichino, perché lo vedevo, l'ho costruito anch'io, perché io ero piccolo, mi ricordo, vedevo sti fantocci in giro per i campi o nell'orto, li vedevo costruiti da mio padre, che poi alla fine li costruivo anch'io, per cui tutte queste cose, per esempio il vento che a me mi ha sempre un pochino spaventato e mi spaventa, però il vento mi ha lasciato qualcosa, perché in campagna, in città non si può vedere, ma in campagna a vedere tutti questi fili d'erba, tutte queste foglie, queste gocce che oggi faccio, una volta erano delle foglie, oggi sono arrivato alla sintesi, molti dicono gocce, molti dicono tracce, eccetera. Queste gocce una volta erano delle foglie. In questo spazio che si muovono, questi movimenti ventosi, praticamente io li ho vissuti, forse anche con un po' di timore, anche direi di notte anche parecchio, però nel tempo mi hanno servito per capire, per traspostare in sintesi il valore del segno, il valore della forma, il valore, questi simboli. Vabbè, poi c'è da dire anche, diciamo, questo paesaggio un po' metafisico, ecco. Però è lì, Comunque è lì. il nostro No. paesaggio è riconoscibilissimo Sì. anche attraverso la poesia di un artista, è troppo bello il nostro paesaggio Esatto. marchigiano. Molto spesso siamo alla fine con il professor Iacomucci, molto spesso si nota, quantomeno nelle Marche, perché c'è questa possibilità, fra virgolette, l'accoppiamento fra poesia e incisione. Io ne ho viste tante, però ho visto anche un tuo accostamento, un lavorare insieme con padre Stefano Troiani, che per me è stato uno dei personaggi intellettualmente più importanti, diciamo, degli ultimi 30 anni della nostra terra. È vero o no? Perché? Ma perché? Perché, vabbè, a parte la figura anomala, no? Di un frate Certo. che veramente si butta a capofitto, pur non tralasciando la sua veste e il suo Dal punto di valore, vista di il storia suo valore da dell'arte, cristiano e da frate, per certo. carità. Però praticamente lui si è messo da sempre a capofitto, lui si è messo a disposizione degli artisti. A Sassoferrato ha fatto delle grandissime cose, ha lasciato un grandissimo ricordo. Io ad Urbino avevo la mia parrocchia a 800 metri ed erano lo stesso ordine che era l'ordine dei frati minori, che poi la mia parrocchia è San Bernardino dove c'è il mausoleo dei duchi fatto da Francesco di Giorgio Martini, proprio dove ci sono le tombe del padre e il figlio di Federico e di Guidobaldo. Quella era la mia parrocchia. In questo convento ci sono stati sempre dei frati intellettuali. Un paio che insegnavano all'università. Io ero molto giovane ed era i primi anni 70, che incominciò 72, 73, credo, 71, che incominciava a fare le prime incisioni. Io mi ricordo questo frate, professore all'università di Urbino, che a un certo punto mi seguiva un pochino, anzi mi cominciava a scrivere in qualche. Per esempio a Bombaroccio c'era un giornalino che si chiamava Il Beato Sante, mi fece un testo e così, insomma, io ero timidoso su queste cose perché dico, già, questo mi scrive. Cioè. E un bel giorno mi disse, ti voglio portare, parliamo dei primi anni del 70, sarà stato il 71-72, ti voglio portare a Sassoferrato per farti conoscere un grande personaggio, un frate come me, mi disse. Mi disse di questo padre. Stefano Troiani, vabbè. Mi portò con la sua macchina e io nei primi anni 70 conobbi padre Stefano Troiani. E da allora non l'ho più dimenticato, non l'ho più, cioè non, abbiamo avuto sempre dei contatti, mi fece fare delle piccole incisioni, mi ricordo che mi prese delle cose, delle incisioni, mi ricordo per una grande collezione che oggi è in atto.
in atto a Sassoferrato, è un grande museo sull'incisione. Abbiamo fatto per ultimo, a parte che mi ha invitato più di una volta al Premio Salvi, e ogni tanto ci si sentiva per telefono, quando c'è stata la festa degli 80 anni, sono stato invitato come altri artisti, c'è stata una grandissima festa e siamo stati tutti invitati a cena. E poi in questi ultimi anni feci una grande incisione su San Francesco d'Assisi, una bellissima cartella, presentata poi con un testo critico lunghissimo, molto ricercato, di Mariano Apa di Roma. E mi mandarono in una stamperia verso Arcevia e così fecero questo. Per me è stato un coronamento eccezionale perché questo è un documento storico. E poi dopo mi diede alcune copie, che alcune copie sono andate dal Vaticano al grande museo di arte sacra su San Francesco a Falconara, ai Cappuccini, al grande museo dei Cappuccini, alla sede dei Cappuccini di Roma e tante altre, anche in Vaticano, ho detto già prima, sì. Ultimissima cosa, veloce veloce. Quando ti ho invitato mi hai detto che di notte molto spesso incidi, di notte proprio, perché viene. Ma è un proseguo, è un proseguo come quando uno deve finire una strada e la vuol finire anche se notte deve finire qualcosa, insomma. Non, non, no. Anche se che mia moglie continua a chiamarmi con il telefono comunicante con lo Ah studio sì, che è pronto, però. E non c'è niente da a fare. volte sì, devo finire alcuni segni, devo finire alcune Certo. cose, perché molte volte lavoro col puntinismo, per cui ci vuole delle cose. Lì, ecco, perché può darsi che il giorno dopo già mi cambia un po' di idea, poi, per cui non vorrei interrompere, però non, ecco, sì. Questo. Va benissimo. Era Carlo Iacomucci, incisore, pittore di grande talento che rappresenta la nostra terra e le nostre Marche con la sua grandezza e con il suo talento. Benissimo, alla prossima volta. Beh, io cosa devo dire? Devo ringraziare il dottor Filosa che mi ha onorato di questo invito, Sono onorato io. e ringrazio la direzione, è stato. Beh, quindi al prossimo appuntamento, appena avrai delle nuove cose, ne mostreremo. Grazie a voi. Mi metto qui, che riflesso. Vediamo che la metto, vedremo. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Così è perché. Ah! Detto Detto fra fra noi noi ci che è sta anche meglio. meglio.